Prego. Come ci metti a ti sto guardando tu io non ti viene più da lontano. Sicuramente entrando vi sarete già accorti che il modo della serata vuole anche essere una più che altro una chiacchierata fra amici, anche se il tema è alquanto apparentemente tecnico, in realtà sappiamo che quando si parla di economia prevalentemente si parla di anche attività produttive e quindi di quello che facciamo tutti i giorni, perché se non altro ognuno di noi, chi perché è titolare di impresa come qualcuno fra i presenti, chi perché lavora all'interno, e quindi è evidente che ha un peso importante. Già nelle parole di Raffaele Persiano hanno inquadrato un po' quello che è uno degli obiettivi di questa serata, e lo vorrei esplicitare in modo anche con una parola chiave, che è la parola di visione, di prospettiva, perché è del tutto evidente che se abbiamo l'ambizione, buonasera, benvenuti, ciao, se abbiamo l'ambizione di parlare di un programma di mandato della città metropolitana di Bologna, dobbiamo prima di tutto avere una visione e una prospettiva. Quando abbiamo pensato a queste iniziative insieme a Davide Giusti, che appunto ringrazio per essere riuscito anche a partecipare, abbiamo buttato sul tavolo varie modalità, e questa ci sembrava quella più diretta, anche quella più franca, quella per andare subito al sodo. Di solito in una serata si inizia dalle relazioni introduttive e poi si apre il dibattito. Beh, questa sera invito i nostri relatori a una formula un po' più, appunto, dove andiamo a invertire i fattori, e do subito la parola a Bolzani Amadio, imprenditore, che ci racconterà un po' la sua esperienza. Grazie intanto per aver accettato l'invito e grazie. Sì, se vuoi. Ecco, mi aveva pregato di portare la mia esperienza di uomo d'azienda, inquadrato però in un discorso, diciamo, di cultura economica particolare. Mi sono scritto alcune cose che voglio dire, perché l'uomo mi ha dato il tempo molto stretto, siccome a me piace portare. Allora, siccome non voglio dimenticare niente di quello che volevo dirvi, ve lo leggo. Intanto le mie esperienze nel mondo del lavoro coprono un periodo di qualche anno, sono 50 anni che io lavoro, non sembra mai così. Partendo dagli anni 60, quando giovane ingegnere ho sperimentato le mie capacità progettistiche nell'ambito della ricerca applicativa dell'elettronica, in autoveicoli, elettrodomestici, strumenti musicali, in una multinazionale olandese, la Philips, nel suo laboratorio di applicazione di Milano. Le prime sperimentazioni sull'accensione elettronica, sto parlando degli anni 60, che adesso l'accensione elettronica è una roba, allora era una cosa, una grande rivoluzione nell'auto. La strumentazione elettronica di bordo, le prime svegliette elettroniche della Borletti che forniva la Fiat, il controllo elettronico di velocità delle lavatrici risalgono a quel periodo, ovviamente senza i microchip attuali che hanno semplificato notevolmente con tutte queste architetture. Allora si andava a transistor, resistenze, condensatori, circuiti integrati, eccetera. Ho capito molto presto però che questa non era la mia missione professionale. Più che inventare i prodotti, mi interessava analizzare i bisogni dei clienti attuali o potenziali e le modalità per soddisfarli.
I rapporti con i colleghi e con i clienti mi motivavano di più della scoperta di nuove applicazioni in solitario nel laboratorio. Le affermazioni sul mercato delle nostre applicazioni era per me più importante che la scoperta dei nuovi apparati elettronici. Dopo 5 anni, perciò, ho realizzato il mio sogno, che era quello di entrare nel marketing e non nella ricerca, perché nel marketing e non nella ricerca stava la mia vision professionale. E proprio nel marketing ho sperimentato il grande valore del rapporto con gli altri, la soddisfazione del cliente, sia interno, cioè i colleghi, che esterno, era il mio target principale, e questo ha caratterizzato positivamente tutta la mia carriera nelle 2 aziende che ho servito fedelmente nel corso della mia carriera professionale. Io ero un fedelissimo, sono stato 17 con uno e 23 con un altro. Ho preso atto della grande importanza di questo fatto, in modo particolare quando, cioè il fatto della relazionalità, l'importanza della relazionalità. Dicevo, ho preso atto della grande importanza di questo fatto, in modo particolare quando il presidente della seconda multinazionale che mi aveva assunto dopo la Philips, che era la Plessey, mi ha convocato improvvisamente, allora ero anche di manager in questa nuova società, chiedendomi se me la sentivo di passare dal ruolo di direttore di marketing, che avevo coperto per 10 anni nella loro consociata italiana, che era poi la Corolla di Castenaso, non so se qualcuno di voi lo conosce, adesso hanno preso il suolo perché ci siamo perché mi sento ancora parte di questa città, ci siamo trasferiti in un bellissimo stabilimento a San Pietro, nella zona industriale. Dicevo, quando appunto mi ha convocato il presidente di questa multinazionale, chiedendomi se me la sentivo di passare dal ruolo di direttore di marketing, che avevo coperto per 10 anni nella loro consociata italiana, al ruolo di amministratore delegato della stessa. Ho sentito in quell'attimo tutta la responsabilità della decisione da prendere e ho provato a condividerla con lui, facendogli capire che per prendere questa decisione avrei gradito conoscere che cosa si aspettava da me in questo nuovo impegnativo ruolo. Come uomo di marketing mi sentivo inadeguato a coprire un ruolo di responsabile di azienda e pensavo a quali aspettative operative avesse in mente il presidente, che era un grande professionista. Mi ha rassicurato subito dicendomi semplicemente che anche per questo nuovo ruolo bastava che continuassi a mantenere la qualità dei rapporti già da me attuati con i clienti e con i colleghi. Niente di più. Questo ed altri fatti mi hanno confermato durante la lunga esperienza lavorativa e di vita il grandissimo valore della relazionalità, dell'ottimizzazione dei rapporti con i colleghi, con i clienti, i fornitori, così come della vita familiare e sociale, cercando sempre di mettersi nei panni dell'altro per ottimizzare il rapporto reciproco e i risultati operativi. Quando il movimento dei focolari nel 91 ha lanciato la nuova teoria economica dell'economia di comunione, magari non tutti la conoscono, per cui mi sono fatto una nota per dire in due parole che cos'è l'economia di comunione, cos'è questa nuova forma di questa nuova teoria economica. L'economia di comunione è un movimento, è una teoria, è una scuola di economia, ma è anche un movimento che coinvolge imprenditori, imprese, associazioni, istituzioni economiche, ma anche lavoratori, dirigenti e consumatori, risparmiatori, studiosi, operatori economici, poveri, cittadini, famiglie. È nata da Chiara Lubich, che è la fondatrice del Movimento dei Focolari, nel maggio del 91 a San Paolo del Brasile. Essendo in visita là al movimento in San Paolo, guardando diciamo alle favelas, ha pensato questa cosa, dice, ma perché questi poveri non possono essere attori dell'economia? Lo scopo di questo movimento è contribuire alla luce del carisma dell'unità, cioè del farsi uno con l'altro,
a dar vita ad imprese fraterne che sentono come propria missione sradicare la miseria e l'ingiustizia sociale, per contribuire ad edificare un sistema economico ed una società umana di comunione, dove, ad imitazione della prima comunità cristiana di Gerusalemme, non vi era alcun indigente fra di essi. L'EDC è una realtà unica e mondiale, coordinata da una commissione centrale e da commissione locale legata alla commissione centrale sulla base del principio di sussidiarietà. Quindi è una comunità di assieme, di aziende. Dicevo, quando appunto il Movimento dei Popolari ha lanciato la nuova teoria economica del Domenico Mignone, basata sulla valorizzazione della cultura del dare, del farsi sempre uno con l'altro, a cominciare dai più bisognosi, ho visto teorizzato quanto in parte già sperimentato, spingendomi a proseguire e perfezionare questo modo di operare in azienda e fuori. L'esperienza che sto vivendo dal 2001 come partner di GMP Consulting Network, che è un'azienda bolognese di consulenza direzionale, e dal 2013, due anni fa, come comproprietario di Legno Service and Art, un'azienda toscana nel settore degli uffici e oggetti d'arte, entrambi aderenti a questo nuovo modo di fare impresa, ha confermato a me e ai miei colleghi la validità di questo modo di fare impresa, rendendo possibili successi aziendali anche dove difficoltà organizzative ed economico-finanziarie sembravano insormontabili. Per concludere vorrei citare anche l'altra importante esperienza che ho vissuto nello scorso triennio come presidente di Assofluid, che è l'associazione degli imprenditori italiani di aeroidraulica e pneumatica. Quando nel 2011 i giovani consiglieri neoeletti all'unanimità mi hanno proposto per questo incarico di presidente, ho affermato che avrei accettato solo la condizione che si suddividessero le responsabilità e i compiti attualmente, fino ad ora, assegnati al Presidente, tra tutti i consiglieri, con vere e proprie deleghe, con un lavoro di squadra continuo e fattivo, anche a supporto della segreteria associativa, spesso lasciata sola nell'adempimento dei propri compiti. Ovviamente non è stata automatica la costruzione del lavoro di squadra, perché non è sempre facile mettersi nei panni dell'altro, nelle discussioni, e perdere a volte la propria opinione, specie da parte del Presidente. Quello però che non è mai venuto meno è il reciproco rispetto e la disponibilità ad accettare l'altro così com'è. I risultati di questo nuovo Consiglio Direttivo sono stati evidenti, con enormi benefici sull'operatività della segreteria dell'Associazione, che ha rinnovato la sua immagine attraverso un nuovo logo, fra l'altro un nuovo sito internet, un nuovo periodico, e celebrando così anche il 45esimo anno di vita associativa. La strada da fare è ancora lunga per affermare il valore della cultura del dare, di questo nuovo modo di fare azienda, cioè in questa azienda quello che conta è quanto sono capace di farmi uno con l'altro, e per l'altro intendo intanto il cliente interno, il cliente esterno, ma anche i fornitori e anche i concorrenti. In un mondo in cui prevale ancora pesantemente il farsi gli affari propri, l'arraffare quando e dove si può, e magari fare un po' di beneficenza per dovere di coscienza. Il discorso che diceva adesso viene di moda fare un po' la beneficenza. Questo non è economia di comunione. Economia di comunione è includere i poveri dentro nell'impresa, farsi uno con loro e fare con loro impresa. I poveri diventano protagonisti dell'economia e non dei sussidiati. La presente grave crisi economica, però, pone seri interrogativi sul permettere che prevalga ancora questa vecchia cultura del prendere, che ha distrutto, oltre a tanti valori etici, anche la stessa economia mondiale. L'economia si sta automangiando. Diversi illuminati pensatori stanno spingendo verso il ripristino di valori etici, in particolare verso la cultura del dare,
che il carisma di Chiara Liubic ci ha regalato. Questo fa sperare in un futuro migliore per i nostri figli, che ora purtroppo guardano ancora con sfiducia al loro futuro. Sono stato ai tempi. Perfetto, grazie, grazie a voi. Chiamo qua vicino a noi Gaetano Bergami.